Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico. È un padrone assenteista, ecco che cos'è. E uno dovrebbe adorarlo, non mai. Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così? Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, Kevin! Ogni cosa! Tutto mio! Sono all'apice, Kevin. È il mio tempo questo. È il nostro tempo. A qualcuno va un drink? Io mi faccio un drink. Fammelo, fammelo sto, dorime, dorime, oh, a pensare per me. Samie, operate, samie, operazione, so, a pendeo diavole. Oh.
years as the plane struck the North Tower of the World Trade Center 1 year ago. Hundreds of people gathered here at Ground Zero to mark the anniversary in what is expected to be, to tell you that the anniversary ceremony will also include several moments of silence, marking the time that the hijack gets Hitler's roses on the site for a power. Ragioniamo insieme. Sarebbe un riprovevole spreco.
Sarebbe nient'altro che una follia se tu, Prodere, e i tuoi valorosi soldati periste a causa di una semplice incomprensione. Le nostre culture hanno molto da condividere. Se non l'hai notato, abbiamo condiviso la nostra cultura con voi tutto il mattino. La tua è una tribù affascinante. Persino ora sei spavaldo di fronte all'annientamento e in presenza di un dio. Non è saggio mettersi contro di me, Leonida. Immagina quale orribile fato attende i miei nemici quando io ucciderei con gioia ognuno dei miei uomini per la vittoria. E io morirei per ognuno dei miei. Voi greci amate la vostra logica. Vi suggerisco di adoperarla. Pensa alla splendida terra che tanto vigorosamente difendete. Figuratela ridotta in cenere per un mio capriccio. Pensa al destino delle vostre donne. È ovvio che non conosce le nostre donne. Avrei potuto portare anche loro qui a giudicare da quello che ho visto. Tu possiedi molti schiavi, Cersei, ma pochi guerrieri. Non passerà molto tempo prima che temano le mie lance più della tua frusta. Non sono le sferzate che temono. È il mio divino potere. Ma io sono un dio generoso. Farò di te un uomo smisuratamente ricco. Diverrà generale di tutta la Grecia. Tu porterai il mio stendardo di battaglia fino al cuore dell'Europa. I tuoi rivali ateniesi si inginocchieranno ai tuoi piedi. Se solo tu ti inginocchierai ai miei. Sei tanto generoso quanto divino, o re dei re. È un'offerta che soltanto un pazzo potrebbe rifiutare. Il tempo degli onori presto sarà finito per te. Principe.